Un saluto a tutti i videoascoltatori d'Italia Medievale. Oggi presentiamo un bel saggio appena pubblicato dal Mulino, dal titolo Il cavallo da guerra e lo stato del Rinascimento, di Fabrizio Ansani, che abbiamo il grande piacere di avere il nostro gradito ospite, al quale, come mia abitudine, io lascio subito la parola perché ci parli di questo interessante volume. Prego, Fabrizio, a te. Grazie ancora Maurizio per l'invito, grazie Italia Medievale e un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Beh, diciamo che questo libro nasce ormai un paio di anni fa, quando ho pensato un po' alla prima idea di questo libro, 2 o 3 anni fa, e diciamo che voleva rispondere un po' alle necessità che avevo già riscontrato durante anche la tesi di dottorato e negli anni seguenti. Cioè, volevo un po' verificare quanto effettivamente la logistica militare andasse ad impattare sia, come dire, sulle istituzioni, dello Stato rinascimentale, sia anche, quanto lo Stato rinascimentale rispondesse a questo tipo di esigenze attraverso una serie di, specifiche politiche economiche che riguardassero ovviamente forniture di materiali, gli spostamenti di materiali. Me ne ero già occupato durante il dottorato, soprattutto con riguardo alle artiglierie, però insomma la lettura di alcuni pochi saggi, come quelli di Francesco Storti, o anche penso a un capitolo del libro di Marianna Recovini, L'esercito del Duca, che parlavano più specificatamente di cavalli, mi avevano un po' dato l'idea su cui partire. Diciamo che è stato un po' difficile all'inizio perché non c'erano assolutamente studi più comprensivi sul mercato del cavallo medievale, che ovviamente è il tema principale da cui mi sono mosso, quindi ovviamente l'economia del cavallo, gli acquisti di cavalli, le compravendite di cavalli, le tipologie di cavalli, i prezzi, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che mi sono mosso un po' inizialmente, come dire, quasi a tentoni nell'ambito della storiografia. Mi ricordo che il primo capitolo che avevo provato a scrivere, poi è stato purtroppo rimosso dal libro per ragioni editoriali, era proprio sull'addestramento anche del cavallo, quindi un po' cercare di capire come funzionasse il cavallo in sé per sé, il cavallo vero e proprio, e poi di là cercare di capire, no, le varie tipologie di cavallo, le esigenze anche dei cavalieri in fatto di cavalli da guerra. Però ecco, diciamo che la storiografia, a parte questi pochi saggi sulla logistica vera e propria rinascimentale, questa mancanza di studi veri e propri, insomma, sono dovuto partire soprattutto con le fonti archivistiche. Da questo punto di vista, insomma, la raccolta di fonti archivistiche è stata molto, molto vasta, distribuita in vari archivi di Stato. Pensa ad esempio all'archivio di Stato di Mantova, dove ho raccolto soprattutto la corrispondenza gonzaghesca relativa diciamo, a questi canali diplomatici sfruttati per il reperimento di cavalli in tutto il bacino del Mediterraneo. Pensa ad esempio ai cavalcatori gonzagheschi inviati in Spagna o a quelli inviati anche in Turchia, che hanno creato anche dei canali diplomatici importanti con l'Impero Ottomano. Tra le fonti poi vanno sicuramente ricordati moltissimi dispacci sforzeschi relativi a questo tipo di attività politica ed economica. Quindi abbiamo dispacci relativi soprattutto al controllo politico-istituzionale delle fiere in cui arrivavano tutti questi mercanti svizzeri che importavano cavalli in Lombardia, relativi anche a questi contrasti tra i mercanti e il duca stesso, visto che il duca cercava sempre di ottenere questi cavalli al minor prezzo possibile, talvolta provocando danni ingenti agli svizzeri. Molti di loro, ad esempio, si lamentavano del fatto che venivano costretti a sostare a Milano, a Como, cioè nei centri più importanti di fiera, venivano costretti a sostare senza avere un rimborso adeguato. Quindi molti di loro, travolti dai debiti, anche dalle alte spese per i mantenimenti del cavallo, venivano un po' costretti a cedere questi cavalli a poco prezzo. Ma insomma, altre proteste erano anche contro
alti ufficiali del Ducato, tra cui anche Cicco Simonetta, che veniva accusato, insomma, di aver mandato dei suoi sgherri a pestare a sangue alcuni mercanti proprio per cercare di ottenere questi cavalli o comunque di non pagarli il meno possibile. Ma altre fonti molto importanti e anche molto inesplorate fino a un mese fa, quando è uscito il libro, erano anche questi fondi delle dipendenze alla Camera della Sommaria, dell'Archivio di Stato di Napoli, dunque, che appunto dettagliano tutta quanta una serie di problematiche legate alla gestione delle cavallerizze regie. In effetti, il sistema logistico, del Regno di Napoli, contrariamente a quello del Ducato di Milano, ad esempio, anche di altri, prevedeva non tanto un controllo rigido del mercato, un afflusso di importatori, oppure di appaltatori veri e propri, come nella Repubblica di Venezia, ma era un sistema, quello napoletano, basato soprattutto sulla, come dire, costruzione di un sistema integrato, volendo, politico, agricolo, non so come si potrebbe definire meglio, in cui appunto il sovrano napoletano investiva moltissimo nella creazione di allevamenti connessi a delle cavallerizze. Dunque, le fonti dell'Archivio di Stato di Napoli, questa contabilità presente nel fondo della sommaria, permette di analizzare meglio tutto quanto questo sistema, soprattutto le problematiche di gestione quotidiana nella gestione di questi cavalli, ad esempio vedere anche le malattie che li colpivano, i rimedi utilizzati, tra cui anche pratiche, diciamo, non proprio scientifiche, ma soprattutto legate all'aspetto religioso, oppure vedere le varie spese, l'acquisto dei medicinali, all'acquisto dei ferri di cavallo, ad esempio, oppure anche gli stipendi per gli addestratori di cavalli, per i vari mozzi, per i maestri di stalla, ovviamente anche per i vari ufficiali che gestivano questo tipo di edifici. Edifici che, tra le altre spese, richiedevano anche un'ampia manutenzione, sono frequentissime le spese per la manutenzione dei tetti, per la manutenzione delle grondaie, anche ovviamente per la manutenzione dei pozzi e dei sistemi idrici, che ovviamente erano quello che più interessava i costruttori di questi edifici. Se ne, ce ne sono anche esempi nel 5-600 di grandiosi progetti di stalle falliti proprio per la mancanza di fonti d'acqua. Un altro aspetto che hanno permesso di esaltare le fonti napoletane è non solo la creazione di queste cavallerizze nelle periferie del regno, soprattutto in Calabria e in Puglia, ma anche in Basilicata, sono grossi allevamenti anche nella zona di Policora, ad esempio, mi vengono in mente, ma anche la rilevanza culturale, soprattutto culturale, della propaganda legata alle stalle regie della capitale. Si vede, ad esempio, che c'è un programma di costruzione di stalle connesse, ad esempio, alla reggia del Castelnuovo, oppure alla reggia principesca del Castel Capuano, ma anche alla grandiosa villa di Poggio Reale. Quindi sono tutte quante stalle inserite in dei contesti molto lussuosi, che venivano esibite anche ai vari visitatori e che rivelano soprattutto l'importanza culturale, politica e militare del cavallo e anche dell'immagine del re o dei principi a cavallo. In effetti, molti ritratti di Ferrante lo ritraggono appunto a cavallo, anche quelli posti sulle varie porte di Napoli o sulla porta del Castelnuovo, dove ovviamente sono ricordati alcuni dei principali episodi della guerra di successione. Quindi, insomma, si vede anche da questo punto di vista l'importanza, come dicevo, militare, politica ed economica del cavallo. Un altro caso di studio che ho utilizzato e altre fonti che ho utilizzato sono invece quelle legate alle spese della Scuderia Estense, della Scuderia di Ferrara, oggi custodita invece nell'Archivio di Stato di Modena, che comunque danno sempre una dimensione dell'investimento dello Stato nella creazione di apparati logistici efficienti. In questo caso abbiamo un forte investimento nella creazione di una, come dire, investimento soprattutto nell'assunzione di pratici
capaci di produrre selle, ad esempio, o ferri da cavallo o altri finimenti per il cavallo. Per l'analisi di queste particolari attrezzature, indispensabili ovviamente per controllo del cavallo, basta pensare ovviamente al morso, alle redini, ma anche alla sella stessa. Mi sono avvalso soprattutto del contributo di alcuni rievocatori storici, molto bravi, soprattutto nel campo, non solo diciamo della ricostruzione filologica di armi e armature, ma anche nel campo stesso dell'equitazione storica. Quindi, insomma, in questo caso mi hanno dato una grande mano anche questi, diciamo, altri esperti che mi hanno aiutato anche a interpretare in questo caso un altro tipo di fonte, quale poteva essere ad esempio la fonte iconografica. Il cavallo è presentissimo in diversi tipi di dipinti, di affreschi o di bassorilievi, insomma, prodotti nel 400 italiano. Il cavallo è senza dubbio l'animale protagonista di tutto il Medioevo, ovviamente, ma anche di buona parte dell'età moderna. Ma forse potremmo dire anche fino ai primi del Novecento, insomma, era l'animale principe utilizzato per gli spostamenti. Però, insomma, è un'altra di quelle cose che forse si sono un po' perse di vista proprio a causa della loro scomparsa, tra virgolette, più recente. Questo credo si applichi anche ad altri prodotti strategici, materiali strategici come il salnitro, di cui mi sono interessato, di cui sto continuando ad interessarmi in questi anni. Insomma, non si usano più di un 100-120 anni, quindi forse anche per questo sono un po' troppo recenti per essere, tra virgolette, studiati, non lo so. In ogni caso, sì, insomma, il libro spazia un po' su queste varie tematiche. Un'altra che mi viene in mente, ad esempio, è anche tutto quanto il discorso relativo al contenimento dei prezzi per i cavalli, quindi di come queste varie politiche siano rivolte soprattutto a diminuire il prezzo medio del cavallo. Prima dicevo appunto del caso del Duca di Milano, che ci tiene proprio, si vede notevolmente, a contrastare le richieste avanzate dagli svizzeri, o di come questi anche allevamenti vengano creati proprio per aumentare la produzione di cavalli e ridurne le spese. Che poi, insomma, ridurne le spese anche in questo caso è un po', come dire, una previsione ottimistica, visto che, insomma, sempre quella documentazione di cui parlavo prima, questa documentazione contabile mette in mostra come anche lo spostamento di una mandria di cavalli di 20, 25, 40 cavalli dalle province a Napoli potesse richiedere spese anche di centinaia e centinaia di ducati. Quindi, insomma, in questo caso si nota comunque come, anche nonostante tutti questi investimenti, nessuno Stato riesca in fin dei conti a creare un apparato logistico ottimale o perfetto. Dicevo prima del Ducato di Milano, che ha continuamente bisogno di importare cavalli dalla Svizzera, ma che si avvale anche di importanti canali diplomatici per provare ad importare cavalli da Milano, e solamente con Ludovico il Moro, sempre a riprendere un po' la tradizione trecentesca dell'allevamento del cavallo in Lombardia. Lo stesso re di Napoli, soprattutto in periodi di guerra, si vede costretto a ricorrere non tanto ai propri allevamenti, quanto anche in questo caso alle fiere presenti sul territorio, ai mercati cittadini, all'aiuto anche dei molti allevatori che esistevano nel Regno di Napoli. E in ogni caso le sue cavallerizze vengono create soprattutto a scapito dei vari baroni ribelli che nel corso delle varie guerre della seconda metà del 400 si vedono sottratte le loro terre, che vengono destinate quasi interamente all'allevamento dei cavalli. Ad esempio, mi viene in mente, dopo la congiura dei baroni, vengono richieste di sgombrare le terre di vari bufali, vacche, pecore esistenti su quel territorio, ma di lasciare invece intatte le mandrie dei cavalli già esistenti, che quindi vengono ulteriormente valorizzate e inserite in questo sistema logistico integrato. Poi sì, un'altra cosa che si può notare attraverso questo studio è come praticamente queste forniture dei cavalli da parte dello Stato vengano praticamente a modificare un po' il rapporto di lavoro esistente tra
lo Stato stesso è l'armigero, che in effetti viene invitato a diventare un soldato in servizio permanente tramite la garanzia di tutta una serie di servizi, tra cui anche appunto il prestito, diciamo, a tempo indeterminato di questi cavalli o la garanzia di una rimonta di questi cavalli, quindi dell'invio da parte del principe, da parte dello Stato, di una seconda cavalcatura sostitutiva o anche di una terza, di una quarta, il cui costo sarebbe stato poi scontato dalla paga. Questo tuttavia crea anche dei problemi, diciamo, di indebitamento, se non a livello degli eserciti permanenti statali, soprattutto a livello delle piccole o grandi compagnie di ventura. Un altro dei casi di studio di cui mi sono occupato è stato in effetti quello della compagnia di ventura di Micheletto Attendolo, la cui contabilità è stata molto studiata e anche molto discussa. Ma insomma, da questo aspetto del cavallo è emerso come soprattutto il cavallo fosse, come dire, l'oggetto che più indebitava i soldati. Il capitano della condotta della compagnia si faceva carico della distribuzione delle forniture di questi cavalli, ma in questo modo legava anche a sé i soldati tramite appunto anche il debito. Quindi soldati che venivano praticamente per certi versi costretti a continuare a militare proprio per ripagare anche queste forniture di cavalli. Quindi, insomma, è un po' un aspetto di un'altra relazione di tipo lavorativo, di tipo economico, che si viene a creare tra il condottiero e i suoi subordinati. Quindi, insomma, questo era un altro aspetto che ho voluto evidenziare. Ovviamente un altro aspetto è stato quello delle tipologie dei cavalli che ho ricostruito grazie all'uso non solo delle fonti archivistiche, ma in questo caso anche della trattatistica, sia quella umanistica, ad esempio, trattati di Piotr Dolomini, del Papa sui cavalli, questo breve trattato, o di Pier Candido Decembrio, anche relativi ai cavalli da guerra, alle razze migliori esistenti. Ovviamente qui poi si è aperta anche una parentesi su cosa significhi razza nel 400 italiano, quindi la razza può essere ad esempio indicativa del luogo di località di origine del cavallo, ma anche legata all'allevamento, al proprietario. Quindi, insomma, anche in questo caso c'è stato un po' da riflettere. Per quanto sì, dicevo prima, delle tipologie del cavallo, insomma, quello che si nota è l'esistenza comunque di cavalli da guerra adatti magari a specifiche incombenze, il corsiero o destriero, come si voglia chiamare, è ovviamente il cavallo destinato agli armigeri, quindi alla cavalleria pesante. Ci sono i ronzini che invece vengono utilizzati dai componenti minori della lancia. Ci sono i rapidi giannetti o i turchi che sono invece utilizzati per ad esempio la cavalleria leggera, mentre invece i preziosi cavalli barbari, cavalli berberi meglio, cavalli barbareschi come vengono anche chiamati, sono invece utilizzati soprattutto per il palio o per le occasioni cerimoniali, come anche i cavalli ad esempio importati dall'Inghilterra, questi famosi ubini che sono cavalli molto adatti all'ambio, quindi questa andatura elegante che vengono utilizzati soprattutto come dire, in occasioni cerimoniali o per il passeggio, semplicemente. Quindi, insomma, anche questo tema della tipologia, delle varie tipologie di cavalli, che ovviamente si dividono anche in cavalli da guerra e di cavalli da lavoro. In questo caso, diciamo che mi sono avvalso soprattutto di studi già condotti all'estero per determinare, no, un po' se ci fosse anche in Italia, e ovviamente c'era, questa, diciamo, discrasia, ma anche questa connessione tra il mercato del cavallo da guerra e il mercato del cavallo da lavoro. Sono congiunti, diciamo, dalla categoria più alta del cavallo da lavoro e più bassa del cavallo da guerra, cioè proprio il ronzino. E quello che ho potuto dimostrare, insomma, contrariamente a quanto veniva ritenuto dalla storiografia, soprattutto quella sulla storia, diciamo, rurale, storiografia rurale, è che comunque c'è un ampio uso del cavallo nei campi dell'Italia del Quattrocento. Questo si vede, ad esempio, proprio sia al nord,
Questi benedetti cavalli svizzeri che sono molto richiesti anche da cittadini milanesi, a quanto pare proprio per lavori in agricoltura, ad esempio per la raccolta, per la vite, vengono proprio richiesti questi cavalli, per lo spostamento anche di materiale da costruzione. Ma quello che sembra molto più forte è il mercato interno esistente nel Regno di Napoli, dove tutta quanta la creazione di queste cavallerizze, baronali o regge, ha effetti positivi anche sulla diffusione del cavallo a livello più basso, e questo, ad esempio, si può constatare attraverso la lettura, ad esempio, di tutte i vari regolamenti per le dogane interne, per le dogane ai passi del regno. Proprio si vede come la tassazione dei cavalli, delle mandrie di cavalli, anche delle giumente stesse, accada di frequente. E quindi questo è abbastanza rivelatore di un uso di cavalli per qualsiasi genere di cosa, ma questo si vede anche nella poca documentazione rimasta relativa alle fiere, ad esempio alla fiera di Lanciano, una delle fiere in cui i cavalli vengono venduti di più, ma c'è documentazione anche che prova l'esistenza di un buon numero di cavalli anche nella dogana delle pecore di Foggia. Quindi anche in questo caso è il re stesso che chiede al doganiere di procurargli dei cavalli in cambio di un indennizzo in denaro. Quindi insomma si vede un po' come dalle Alpi alla Calabria ci sia forte questo commercio di animali da guerra e da lavoro. Ma oltre a questo anche c'è un breve paragrafo dedicato anche agli allevamenti del cavallo in Sicilia. Quello sarebbe stato un altro aspetto di cui mi sarei voluto occupare, visto che il cavallo siciliano è ritenuto indubbiamente tra i migliori da tutti quanti i trattatisti quattrocenteschi, anche della prima età moderna. È un cavallo che è indubbiamente ricercato, che viene, come dire, venduto poi in Lombardia, in Campania, anche in altre zone d'Europa, c'è cioè questa forte importazione di esportazione, meglio, di cavalli siciliani, però ecco, purtroppo quello non è stato possibile fare questa analisi un po' puntuale di questo mercato, che comunque ci viene rivelato dalle sue lettere, da questo cavalcatore gonzaghesco, richiesto proprio di creare e di supportare la creazione di questo allevamento nelle vicinanze di Palermo, sulle Madonie. Quindi, insomma, anche in questo caso abbiamo addirittura l'esportazione di allevamenti, di metodologie di allevamenti, anche in altri stati, ma anche il re stesso di Napoli proverà a creare e riuscirà a creare allevamenti in Sicilia, quindi ritenuta una terra fertilissima da questo punto di vista. Un altro aspetto poi è stato anche quello un po' dell'arte equestre, prima accennavo appunto all'addestramento del cavallo, in questo caso si vede proprio come nel Rinascimento l'esibizione del cavaliere a cavallo, delle sue doti di cavallerizzo divenga uno quasi, potremmo dire, di uno dei principali spettacoli delle feste principesche, quindi non solo legato magari all'ambito dei tornei o delle giostre, ma proprio ci sono questi giovani aristocratici che si esibiscono in sella un cavallo. E quello che ho potuto notare, soprattutto con riferimento a caso napoletano, è che sono anche le donne, a cavalcare questi cavalli da guerra. Una di loro si esibisce addirittura davanti Carlo VIII, che ne rimane molto impressionato, non ricordo se può diventare anche la sua amante, ma è molto probabile. Però sì, insomma, si vede come anche le donne, le aristocratiche napoletane, sappiano andare a cavallo, sappiano cavalcare dei cavalli da guerra, e questo soprattutto si vedrà anche, e forse ancora di più nel Cinquecento, quando Isabella d'Aragona, la discendente dei sovrani aragonesi, organizzerà presso il Castel Capuano la sua residenza, diciamo, quasi di dorata prigionia in un regno ormai in mano agli spagnoli, organizzerà proprio tutte quante queste varie feste cavalleresche, darà un forte impulso anche allo sviluppo dell'arte cavalleresca stessa. Un'arte cavalleresca che ovviamente nel Cinquecento si evolve molto, che trova anche una sua trattazione nei primi libri a stampa, sempre a Napoli, mi viene in mente ad esempio il Trattato di Garisone,
no, anche quello di Pasquale Caraccio. Quindi, insomma, diciamo che anche da questo punto di vista Napoli diviene un po' il cuore pulsante di tutta quanta questo mondo equestre, mondo cavalleresco. E questo, secondo me, come ho cercato di sottolineare anche nel libro, un po' legato anche alla concezione stessa dell'autoraffigurazione stessa, autorappresentazione stessa dell'aristocrazia napoletana, del suo servizio regio che si esprime soprattutto nel militare, quindi nel servizio alla corte tramite il servizio militare, ovviamente per degli uomini che vanno sempre a cavallo, per dei soldati che prestano servizio alla corte a cavallo, il ben cavalcare diventa ovviamente qualcosa di molto importante da esibire, che può dare adito anche a dei riconoscimenti dal punto di vista della carriera militare, ma anche della carriera nell'ufficialità. Ci sono tanti di questi cavallerizzi che diventano maestri di stalla del sovrano, quindi insomma si iniziano a vedere anche questi risultati ottenuti proprio attraverso, come dicevo, l'esibizione di questo ben cavalcare. Quindi anche prima di quello che si pensa, con ovviamente le canonizzazioni del cortigiano, anche quelle poi, dicevo, di Federico Grisone, si vede come quest'arte equestre, insomma, inizia ad occupare uno spazio sempre crescente nella mentalità del cortigiano e dell'aristocratico quattrocentesco. Non ti sei fatto scappare niente. Spero di no, oddio. No, tra l'altro è interessante perché sfogliando non avevo ancora trovato testi dedicati al cavallo, quindi al cavallo tra Medioevo e Rinascimento, quindi molto interessante come argomento di ricerca. Consiglio quindi a tutti di andarselo a comprare e allora ricordo il titolo che è Il cavallo da guerra e lo stato del Rinascimento, appena pubblicato dal Mulino di Fabrizio Ansani, che abbiamo avuto il grande piacere di avere nostro ospite e che io ringrazio davvero tanto. Di nuovo, grazie a voi, grazie a tutti e buona lettura, spero. E invece a tutti voi ricordo di continuare a seguirci sul nostro canale YouTube dove potete trovare tutte le video presentazioni realizzate fino ad oggi. Grazie ancora e a presto.